La tutela della natura, la conservazione della natura oggi ha bisogno di una partecipazione molto larga da parte dei cittadini. Sia gli habitat, le specie che sono protette a livello comunitario come nazionale, vedono nella partecipazione, nella conoscenza, nell'informazione, nel coinvolgimento diretto dei cittadini una delle chiavi di volta. Le risorse messe a disposizione dallo Stato come dalle regioni o dalla Commissione europea sono un elemento necessario per svolgere le azioni, ma senza la partecipazione attiva queste azioni rimangono, come dire, in parte lettera morta. Gli animali non hanno bisogno di tantissimo se non della nostra conoscenza delle loro esigenze per trovare la migliore maniera di coabitare e di convivere in un pianeta ricco di vita e di biodiversità.